Ragazze ed è, buongiorno, eccoci ritornati con il nostro appuntamento domenicale con i messaggi degli oracoli. Sono stata un poco assente perché, come vi avevo detto, ho preso il Covid, però fortunatamente è andato tutto molto bene, tutto molto liscio e quindi adesso mi sento super pronta e ricaricata di energie per condividere con voi. Buongiorno a chi si è collegato, scrivetemi chi siete qua sotto nei commenti perché altrimenti non vi vedo e quindi sono pronta di nuovo per... Ciao Luisa, buongiorno, Liria, eccole, Daniela, ciao. Come state ragazze? Spero tutto bene. Scrivetemi, insomma, come state, così ci aggiorniamo un attimo. Ah, che bello. Allora, pronte con la scelta del mazzetto? Potete scegliere un mazzetto da l'1 al 3. Chiudete un attimo gli occhi, mettete la mano sul cuore. E il primo numero che vi arriva, 1, 2 o 3, è quello per te. Buongiorno Arianna. Ok, allora, mazzetto, iniziamo subito con il messaggio, con i messaggi del mazzetto numero 1. Intanto scrivetemi qua sotto, se state guardando in diretta scrivete live, se guarderete dopo in differita scrivete replay e scrivetemi anche il nome del mazzetto, per esempio mazzetto numero 1 live, mazzetto numero 2 replay se state guardando i replay. Pronte? Via! Allora, il mazzetto numero 1, vediamo innanzitutto l'animale di potere per te per questa settimana, che è... Lo spirito della lucertola. Wow! È particolarissima questa lucertola, già l'abbiamo incontrata. Allora ti dice: crea il mondo sognandolo. Quante volte dentro il nostro cuore, ti faccio vedere questa immagine perché è veramente bella, abbiamo dei desideri, dei sogni, però ci lasciamo abbattere da quello che ci dicono gli altri intorno a noi. Ma che stai dicendo? Ma che fai? Ma lascia perdere, ma ci stanno tante altre persone che lo fanno come te e quindi che tu sei inutile. Ecco, ci sentiamo proprio inutili. Invece il mondo che sogniamo, se lo sogniamo vuol dire che già parallelamente esiste in altre dimensioni, però dobbiamo metterci il focus, ok? E soprattutto possiamo crearlo sognandolo. La visualizzazione, l'immaginazione sono delle facoltà divine, non dobbiamo darle per scontate. Dice, vabbè, so immaginare, no, perché non è che tutti quanti su questo pianeta abbiamo la possibilità e la facoltà dell'immaginazione. C'è un libro anche di Neville Goddard, se non sbaglio, che si trova come audiolibro su YouTube, che parla proprio di questo, del potere della immaginazione per creare il mondo che vogliamo. Andiamo a leggere sul libricino il messaggio dello spirito della lucertola. Allora, innanzitutto questa lucertola è molto regale, è tutta quanta piena di pietre preziose. Che impressione ti dà guardare questa lucertola? Allora, che poi questo oracolo mi piace tantissimo perché ci sono anche degli animali che sono inusuali. Infatti ieri ho fatto una lettura con una di voi, con una mia cliente, e sono usciti tutti animali tipo lo spirito del pipistrello, lo spirito del falco è uscito anche. E poi, insomma, sono usciti anche degli animali, pipistrello e qual era quell'altro animale? Ah, il corvo bianco, che all'inizio era tutto un corvo un po' spennacchiato, un po' bruttarello, però in realtà aveva un grande potere in sé, quindi attenzione a non farci ingannare dalle apparenze. Vediamo subito. Messaggio dell'oracolo. Quando è stata l'ultima volta che ti sei crogiolato al sole e ti sei concesso di sognare ad occhi aperti, di immaginare come avrebbe potuto essere il futuro e chi saresti potuto diventare? Quando è stata l'ultima volta? Lo spirito della lucertola si manifesta quando sei invitato a lasciar correre la fantasia e a sognare qualcosa di nuovo. In questo momento l'immaginazione è dalla tua parte, se sei disposto a rallentare e chiudere gli occhi per un po', lasciando spazio alle idee. Che cosa potrebbe nascere se tu seguissi il tuo sogno? Te lo sei mai chiesto? In che modo potresti evolvere ed espandere se tu osassi credere
nell'impossibile, rendendo possibile prima di tutto nella mente sognante e in secondo luogo nel mondo, co-creando con lo spirito, perché sappiamo che noi siamo co-creatrici, no? Abbandonati al potere dell'immaginazione e presto il tuo sogno diventerà più chiaro. I passi si riveleranno da soli e quello che era effimero inizierà ad assumere una forma concreta. Sognalo e si realizzerà. Lo spirito ti chiede di sognare in grande. Messaggio di protezione. Hai lasciato correre l'immaginazione a briglia sciolta e ti sei ritrovata con un incubo che sembra essersi avverato, perché poi vale anche al contrario. Anche quando noi iniziamo a farci, cioè a preoccuparci, no? La preoccupazione attiva delle immagini paurose e quelle immagini, se tu ci dai energia, una delle leggi universali è proprio questa: dove tu metti il focus, dove tu metti l'energia, lì si crea la realtà. Quindi dice non temere, perché a prescindere da quello che hai sognato in passato, oggi puoi cambiare se sogni di nuovo. Ridestati dalla percezione che tutto è sbagliato. Lo spirito della lucertola ti chiede di aprire gli occhi e di sognare consciamente un mondo migliore, un sogno migliore. Come sarebbe la realtà se avessi già ciò che desideri e se tu fossi già la persona che vuoi essere? Come ti sentiresti a co-creare questo nuovo sogno nella realtà, trasferendolo dal mondo onirico per costruirlo nel mondo della forma? Fidati delle tue capacità di sognare di nuovo, oggi rendi onore a tale capacità. Anche quando io faccio i coaching one to one con le mie clienti per appunto diventare dei magneti per uomini di valore, tante volte noi ci diciamo perché continuiamo ad attrarre uomini freddi, uomini che ci lasciano solo le briciole, perché dentro di noi abbiamo fatto in passato delle esperienze negative, ok? Quindi abbiamo iniziato ad attirare questo tipo di persone perché dovevamo guarire delle ferite, però poi continuiamo ad attirarli perché dentro di noi si è creata un'immagine, cioè io sono la donna che attira questo tipo di uomini. E invece no, oggi lo spirito della lucertola ti sta dicendo che se vuoi creare una nuova realtà devi un po' distaccarti da tutto ciò che sono stati i tuoi pensieri del passato e iniziare a chiederti: ma invece come sarebbe se io iniziassi ad attirare degli uomini che mi fanno sentire una dea, degli uomini con cui io posso esprimere tutta me stessa, posso essere me stessa, posso scatenarmi? Inizia a crearlo, te lo sta chiedendo lo spirito della lucertola. Ti risuona questo messaggio? A me tantissimo. E il messaggio dell'oracolo dei decreti quotidiani è: grazie al tuo errore io non sbaglierò, legge del riflesso. Per la legge del riflesso oggi è l'occasione di evitare di ripetere un errore già commesso, cosa che ci diceva anche la lucertola, no? Da qualcun altro. Fai tesoro delle esperienze altrui per non sbagliare. Di fronte ad uno stesso atteggiamento il risultato non cambia. Se una persona ha già posto in essere un comportamento sbagliato con inevitabili conseguenze negative, che senso ha che tu faccia lo stesso? Piuttosto, ispirati alle persone che ammiri, percorri la strada sicura che ti hanno mostrato e trionferai. Quindi questa carta ci sta dicendo: se vuoi creare la tua realtà, devi anche ricordarti magari di ciò che, diciamo, dei pensieri che tu facevi del passato, quindi degli errori, tra virgolette, delle esperienze che tu hai avuto nel passato, ma anche ispirarti a quelle degli altri e dire: accidervolina, quella mia amica si è comportata così, quindi quel è attirato per esempio questo tipo di uomini, noi facciamo sempre l'esempio degli uomini, no? E cerco di ispirarmi al suo comportamento per evitare di fare io lo stesso errore, ok? Quindi in questo momento questo oracolo ci sta chiedendo di ispirarci agli errori degli altri, cioè di farne tesoro, cioè di non dare tutto per scontato, di dire ok, quella cosa lì, quel comportamento porta a quel risultato e quindi io non lo faccio, mica sono scema. Ok, bellissimo. Chi aveva scelto il mazzetto numero 1? Mannaggia la miseria che non vi vedo. Ecco che si è connessa anche Maria Pia. Buongiorno, tra l'altro auguri a Maria Pia che oggi è il suo compleanno. O ieri? Oddio, non mi ricordo. Mi sa che è stato ieri, vero Maria Pia? Scusami, non mi ricordo tanto bene. Ok, mazzetto number 2,
vediamo un po'. Animale di potere. Spirito dello scarabeo. Attenzione, vi ho detto che escono degli animali un po' così e cosa. La magia opera attraverso di te. Bellissima. Vediamo che cosa ci dice questo spirito dello scarabeo. Intanto senti la magia che opera, cioè sentiti nella magia. Io per esempio adesso ho messo una musica bellissima che mi fa sentire come se ci fossero tanti luccichini che mi arrivano addosso, che vivo in un mondo magico dove tutto veramente è possibile. Trova il tuo metodo per sentire questa magia dentro di te. Allora, nell'antico Egitto lo scarabeo era oggetto di venerazione. Pertanto la magia creativa dello spirito dello scarabeo ci ricorda che abbiamo la possibilità di creare qualcosa di straordinario, apparentemente dal nulla. Ogni volta che lasci fluire liberamente la creatività, lo spirito dello scarabeo ti rammenta che lo spirito ti ha donato un potenziale infinito. Potentissima questa carta. Tu hai un alleato mentre crei qualcosa di nuovo o ricicli qualcosa di vecchio. Perché lo spirito crea assieme a te, canalizzando l'energia attraverso di te, affinché tu ti possa sentire ricaricato e rigenerato mentre crei la magia con quello che ci ha portata di mano. Cioè ti sta dicendo, affidati al tuo spirito, perché tu quello che vuoi creare, in realtà tu hai già dentro di te gli strumenti per farlo. Tante volte pure io mi dico, no vabbè, ma c'ho bisogno di quest'altra cosa, di quest'altro corso, di quest'altra cosa. Invece no, se tu vedi, tu già hai dentro di te tutto quello che ti serve per creare la tua realtà. Grande è l'ottimismo che governa questo periodo, perché puoi realizzare qualunque cosa desideri. Questo veramente è super potente, e i tuoi sforzi creativi daranno i loro frutti. Miracoli, opportunità, abbondanza e amore si manifesteranno apparentemente dal nulla, mentre permetti allo spirito di lavorare attraverso di te e di manifestare magicamente quello di cui hai bisogno. Messaggio di protezione. Dubiti della tua magia interiore unica? Sì, tante volte noi dubitiamo. Temi di non essere originale o che la vena creativa non scorra in te? Tante volte noi diciamo, no, ma io non sono un essere magico, ma che stai a di? Ma che magia? Ma che te stai a inventare? O no? Forse credi erroneamente di non essere un tipo creativo. Il messaggio dello spirito dello scarabeo ti dice che la creatività è una forza vitale, attenzione, che lo spirito concede a tutti noi, il quale desidera che ogni persona sul pianeta manifesti la magia e collabori a ricreare il mondo. Ogni persona, quindi anche tu, proprio tu, sì, proprio tu, hai la magia dentro di te per creare la realtà che vuoi. Lo spirito la dona gratuitamente a tutti, te ne devi solo ricordare e iniziare a metterla in pratica. Dici, io sono un essere divino e magico. È come se avessi una bacchetta magica. Ovviamente per creare non basta soltanto dirlo, devi anche agire, fare delle azioni, quindi pensa a ciò che vuoi creare e poi scriviti quali sono secondo te le prime azioni da fare per crearlo, ok? Perché se tu non ti metti in moto, e come dicono tante persone che parlano della legge dell'attrazione, dicono basta che lo pensi, è già tuo, basta che... No, devi agire. Devi agire, sai che tu sei uno spirito, hai dentro di te questo spirito creatore di magia, di fare, che puoi fare, con cui puoi fare qualsiasi cosa, però poi ti devi scrivere quali sono gli step per metterlo in pratica e vedrai che mano a mano che tu inizi a fare, ti arriveranno dall'universo tanti altri spunti, però devi iniziare. L'universo, io l'ho sperimentato sulla mia pelle. Se mi mettevo solo là a meditare, perfetto, me la fa incarnare questa energia. Però poi c'è bisogno di azione, noi siamo in un mondo materiale, fatto di materia, ok? Infatti anche quando faccio le sessioni con i registri akashici, io do sempre, cioè cerchiamo insieme al cliente con cui sto lavorando, alla cliente, di fare un piano d'azione per mettere nella pratica quello che stiamo facendo. Cioè la magia è una cosa molto pratica anche, non confonderti. Allora,
tu possiedi, eccola qua, la capacità di resilienza e di innovazione come chiunque altro. Se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Questo lo diceva anche Einstein. Quindi attira l'ispirazione e inizia a creare gioiosamente.